programma assai denso quello che Antonio Pappano proporrà nei prossimi giorni sul podio dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, a cominciare dalla Sinfonia numero 1 di Gustav Mahler. Lo vediamo qui ritratto in una fotografia del 1910 in occasione della sua seconda e ultima visita all'Accademia di Santa Cecilia in qualità di direttore d'orchestra. Una curiosità, proprio la Sinfonia numero 1 doveva essere eseguita in quell'occasione, ma le limitate dimensioni del palco della Sala di Via dei Greci impedirono di accogliere tutto l'organico sterminato che occorre per l'esecuzione di questa grandiosa sinfonia. Una sorta di poema sinfonico sulla natura, ispirato al romanzo di Jean-Paul Il Titano, è una sinfonia di ampie dimensioni e di grande spettacolarità che richiede all'orchestra naturalmente una performance di assoluta qualità. Con questo brano, infatti, l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia ha trionfato in una tournée a Vienna nella famosa sede dei Wiener Philharmoniker e Musikverein. Una curiosità in questo programma è anche rappresentata dall'esecuzione della Sinfonia dell'Aida di Verdi. Si tratta di un brano che fu scritto da Verdi per l'esecuzione, la prima esecuzione della sua nuova opera, l'Aida, a Il Cairo, e che invece non venne mai eseguito. Fu Toscanini molto più tardi a recuperarla dagli archivi della Scala e a immetterla nel repertorio, ciononostante si tratta comunque di una rarità. Faremo la conoscenza anche di uno straordinario virtuoso, soprattutto uno specialista della musica di Liszt, con Boris Berezovsky, il pianista che eseguirà, con l'orchestra dell'Accademia diretta da Pappano, il primo concerto per pianoforte orchestra di Franz Liszt.